siamo. Buonasera a tutti i presenti, complimenti a Siena per la vittoria assolutamente meritata sul campo. Da nostra parte è difficile dire qualcosa positivo, posso dire per 3-4 minuti l'ultimo quarto, quando abbiamo messo una energia e buona difesa che dovevamo mettere da primo minuto, ma se dovevo chiamare primo time out dopo 30 secondi, prima difesa completamente sbagliata e primo attacco completamente fuori game plan, sicuro non abbiamo incontrato partita a modo giusto. Mi dispiace perché quasi tutta la partita non ho trovato un giocatore con linguaggio del corpo giusto. Per ogni errore fatto ognuno si è chiuso a se stesso, non abbiamo trovato questa energia mentale per quanto ci serve per giocare una partita come contro un avversario come Siena. Sicuro tantissimo merito loro per aggressività che hanno messo, una pressione sulla pala, una veramente difesa molto aggressiva, ma onestamente abbiamo provato poco o quasi niente per risolvere i problemi che abbiamo avuto sul campo. Beh, è stato un altro buon inizio di serie, squadra ha lavorato bene, è stata pronta, soprattutto difensivamente, fin dall'inizio, è stata una buona partita, ripeto, tutti pronti, dopo qualche minuto per abituarsi al rimbalzo abbiamo sofferto, poi dopo abbiamo tenuto abbastanza anche lì, complessivamente, però dai, direi che la difesa è stata la cosa costante, più importante, e ci ha dato la possibilità di fare il contropiede. In attacco siamo stati comunque sufficientemente lucidi all'inizio, anche se abbiamo ancora una volta sbagliato qualche tiro aperto di troppo, però insomma questo va messo in conto. E niente, quando vinci una partita in controllo nei playoff c'è da essere contenti, credo. Come dico sempre, che adesso ci sia poco da parlare, perché la Benetton è entrata sicuramente nella serie dopo dei giocatori che eleveranno il rendimento a partire da dopodomani, lo sappiamo quanto è delicata e quante cose cambiano in gara 2 e niente, dobbiamo farci trovare pronti, perché è chiaro che diventa molto importante provare a tenere il fattore campo, andare sul 2-0 anche psicologicamente prima di giocarne 2 in trasferta. Tutto qua. Grazie, grazie. Alla fine l'applauso del pubblico, con gli auguri, sembra essere come famiglia. No, bello, domani è il compleanno di Repe, cioè vediamo di non fare contento anche lui dopo domani, sennò poi. Cioè, a qualcuno bisogna rovinarlo il compleanno, quindi io cercherei comunque di stare 2-3 giorni. No, perché già domani, poi c'è. Quindi vediamo. No, c'è stato un regalo bello, comincia a esserci, l'ho detto, io continuo a pensare veramente a dei playoff durissimi, noi perderemo dove dovremo recuperare, dovremo vivere momenti difficili, quindi il fatto che abbia sentito non solo la squadra ma anche il pubblico pronto e carico sono molto importanti. Il regalo è fatto a noi che dobbiamo vivere raccogliendo queste emozioni e ridarne poi fuori altri, deve essere una cosa che si alimenta, ma sicuramente è stato importante oggi.